usate dopo essere state accuratamente calibrate nella frequenza, nella potenza e nella distanza giusta per colpire uomini di 18 anni. Ma quale folla è mai questa per essere composta solo da 18 anni? Guardate l'intifada o qualsiasi rivolta in Iraq in questi giorni. Bambini, donne, donne incinte, vecchi. C'è stata molta polemica sulla possibilità di causare danni oculari. Sono stati fatti alcuni test sulla pelle per far vedere che non era dannoso, ma non c'è traccia di test sugli occhi e ci sono delle obiezioni sollevate da autorevoli scienziati che sottolineano il rischio di potenziali danni oculari. E poi c'è anche chi ha parlato di potenziali rischi per i bambini, per gli ammalati e per gli anziani. Perché non ci danno l'accesso a queste informazioni? Per quanto riguarda l'impiego del raggio del dolore nel campo di guerra, risulta dalla rivista militare Defense Industry Daily che sono stati ordinati 3 veicoli modello Sheriff per circa 31 milioni di dollari e che è stata richiesta l'approvazione per altri 14 veicoli da parte del generale di brigata James Hagin, capo dello staff della forza multinazionale in Iraq. Secondo me il prossimo conflitto mondiale è già iniziato, nonostante non ve ne sia piena consapevolezza. A causa del terrorismo sarà difficile distinguere tra combattenti e popolazione civile e vi è dunque la necessità di armi che ci mettano in grado di minimizzare le vittime innocenti. Penso che saranno sempre più le zone urbane a diventare i campi di battaglia. Se guardi al raggio del dolore o alle armi a microonde ad alta energia o alle armi acustiche, vedi che l'entusiasmo verso queste armi è stato manifestato dal US Northern Commando, che è il comando della difesa interna degli Stati Uniti, o da altre organizzazioni antiterroristiche che guardano a queste armi pensando che forse potranno averne 10 o 20 in un posto segreto. E se ce ne fosse bisogno potranno tirarle fuori per qualche forma speciale di guerra. Paradossalmente gli americani potrebbero pensare che queste armi speciali potrebbero essere utili se usate in Iraq, dove ora la situazione è fuori controllo. La verità è che i militari prevedono queste armi soprattutto per un uso interno. E sapete molto bene che se gli Stati Uniti useranno queste armi per il controllo interno, non passerà molto tempo prima che le basi NATO in Italia faranno lo stesso.